Questo programma è stato offerto da Sapori Antichi, Calabria Food Porn, Olio Fabiano, Liquorificio Qualitali, Azienda Vinicola Spadafora, La Pinsa di Lorenzo, Picche, Piccante Calabrese, Caffè Aiello, Caseificio Presila. Bentrovati a questo nostro consueto appuntamento con In Cucina Cibo Fortuna con il nostro cuoco Lorenzo, che ormai tutti conoscete e che andiamo subito a salutare. Buongiorno Dominga. Buongiorno. Bene, che cosa ci hai preparato per oggi, per questa puntata? Allora, oggi faremo un antipasto, praticamente useremo un caciocavallo silano dell'azienda Presila, il tartufo nostro nero del Pollino, un po' di grana, le uova, faremo una nuvola d'uovo al forno e per guarnire un po' di cipolla caramellata di Tropea. Bene, si può prestare come piatto che inizia a fare caldo adesso, vero? Assolutamente sì, questo è un piatto che può andare bene col tartufo estivo d'estate, il caciocavallo lo abbiamo sempre comunque alla piastra, magari in una serata, in un giardino è sempre ben gradito, le uova parlano da sé e niente. Possiamo... Partiamo subito allora. Okay, la prima cosa da fare, intanto Andrea, se è un po' timido Andrea. Che salutiamo Andrea. Okay, se mi passi gli stampini con... Quindi andiamo a dividere il rosso d'uovo dal bianco naturalmente. Quindi una procedura che ormai tutte le casalinghe, le massaie, sanno benissimamente fare. Esatto. Che non risulta sempre facile, dobbiamo pur dirlo, Lorenzo. Ma non è nemmeno difficile. Andrea, un po' di carta, per favore. Ok, la prima cosa da fare è montare il bianco d'uovo, naturalmente. Con un pizzichino di sale, nient'altro. Questo facilita la montatura, il sale? No, è giusto per insaporire un pochino. Casomai poi è lo zucchero nella parte dei dolci che va a facilitare la montatura dell'uovo. Quindi lo portiamo ben montato a neve. Naturalmente io sono sempre a disposizione. Assolutamente. Non ci sono problemi. Dopo vorrà dire che ci darai dei suggerimenti te, eh? No, per aiutarti non mi permetterei mai. Anche perché i nostri telespettatori ormai sono abituati alle tue ricette. Ti conoscono bene, hanno imparato ad amarti proprio per come le presi per la gola, come si suol dire. Ma cerchiamo di fare... Allora, l'uovo è montato, a questo punto ci andiamo a creare nello stambino il nostro albume. Il nostro albume montato, esatto. È bello anche coreografico, tra le altre cose. Assolutamente. Un antipasto che si presta facilmente anche come un buon secondo. Volendo sì, perché comunque c'è l'uovo, è un pasto abbastanza completo già. Ed ecco qua completato l'ultimo nostro stampino. Bene. Ok.
Ecco qua. Mettiamo l'uovo al centro, la parte rossa, un po' di parmigiano. Come si suol dire, già si mangia con gli occhi perché è il primo Tartufo. senso che va subito a vedere il piatto, quindi prima con gli occhi e poi con il palato. Stiamo mettendo il tartufo Che con l'uovo, insomma, sposa da un bel benissimo. sapore. E ora andiamo a completare. Ah, quindi lo andiamo a coprire. Esatto. Pensavo che rimanesse in questo modo, Diciamo invece che no. volendo possiamo anche lasciarlo in quel modo, ma così andiamo a lasciare dentro, troveranno la sorpresa, no? Ecco, e poi forse il tuorlo si farebbe un pochino troppo sodo, Anche. no? Ecco, sto imparando qualcosa, Lorenzo. A volte basta poco, che in poco tempo veramente si vanno a realizzare anche a livello coreografico, scenografico, e una fa bella figura in cucina. Assolutamente facile da fare anche a casa questo, diciamo, eh. Diciamo, forno a 180 ora. 6 minuti, comunque ce ne accorgiamo perché la parte dell'uovo, dell'albume si colora. Ed ecco pronte le nostre Ecco, calottine. se non abbiamo lo staccante come abbiamo fatto noi, naturalmente si può imburrare tranquillamente lo stampino. Ok, 6-7 minuti in forno. Ce ne accorgiamo quando il Ok, nostro chiudo Andrea. albume, la nostra calottina va a colorire. E nel frattempo, Esatto. invece, cosa Prepariamo il andiamo? resto del piatto. Allora, andiamo sui fornelli, riscaldiamo la nostra padella, perdonami. Se c'è un po' di verde, Andrea, me lo dai, per favore? Ecco qua che già è pronto Ok, e il andiamo a piatto. mettere il nostro caciocavallo pancettato in padella per. Dovete sapere che già il salume, la pancetta, dà un profumo particolare, e crea un bel connubio, un bel sposalizio insieme al caciocavallo. Assolutamente sì, c'è la pancetta che rilascerà i suoi grassi, Quindi naturalmente. senza niente, senza mettere No, 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 nulla in niente, padella. Già assolutamente. noi sentiamo questo profumino che è normale che ancora le nostre telecamere non sono attrezzate per far sentire questi profumi che solo noi possiamo sentire, vero Lorenzo? Noi già con Assolutamente. i profumi ci saziamo, ecco. Ok. Quindi pochi minuti, giusto il tempo per far rosolare la nostra pancetta. Esatto, l'uovo diciamo è la parte un po' più lunga. Ecco. Andiamo a mettere un po' di cipolla che abbiamo naturalmente caramellato di tropea in precedenza. Naturalmente Dulcis in fundo, ecco come si non caramella. facciamo vedere. Allora, Per questioni di tempistica. mettiamo dell'aceto di mele, olio, mettiamo giù la cipolla, dopodiché saliamo, facciamo calare un po' l'acqua della cipolla all'interno affinché si appassisce, dopodiché mettiamo la quantità di zucchero a seconda della cipolla che abbiamo usato e un pizzico di sale. Tutto qua, la lasciamo cuocere e questo è il risultato finale. Bella, croccante. Buonissimo. Si abbina benissimo con i formaggi, con i salumi in un antipasto, la possiamo dare come contorno in un secondo. Ecco il nostro caciocavallo che è bello e pronto. Giusto qualche altro minuto. Ci siamo quasi. Esatto. Mentre al forno si stanno cuocendo le nostre calottine. Abbiamo usato un po' di basilico, ma perché l'avevamo qui a portata di mano, ma potremmo usare della rucola Un po' anche di da condire, un po' di verde verde, sì, per abbellire il piatto per i nostri ospiti.
Però dai, per ora è il periodo del basilico ed è oltre che dà questo profumo particolare. Ma si mette sempre a crudo il basilico verso fine cottura, vero Lorenzo? Assolutamente, io preferisco usarlo a crudo perché anche in un naturalmente se noi facciamo un piatto di pasta con il basilico possiamo metterne un po' nel pomodoro a metà cottura e poi alla fine per guarnire ma per dare anche sapore, l'importante è che viene spezzato a mano, Con non il tagliato. coltello, che poi se si mette a inizio cottura si rischia di farlo annerire e quindi non. Assolutamente. Ecco, Assolutamente. altri trucchi oltre alle nostre ricette che il nostro Lorenzo sempre Diciamo in che qui ogni puntata. tra un pochino arriverà la parte bella, ma non la faccio io, la faccio fare ad Andrea. Sì? Sarà a togliere Queste dalla formina calottine. calda, bollente, l'uovo. Adesso che inizia a fare anche più caldo, perché è arrivato tutti in una volta il caldo. Era un attimino così pure per far abituare loro, no? Vedo che sei contento però di questo. Sì, come no? E loro sono, diciamo, tutti quanti loro sono da solo non si va da nessuna parte, quindi naturalmente senza l'aiuto loro non si Siete tutti potrebbe. una squadra, una Assolutamente sì, squadra. assolutamente sì. E devo dire che Se sono siamo dei. vivi da 30 anni, a ottobre faremo 30 anni di attività e anche grazie a tutti coloro che sono passati. È la sinergia che fa. E devo dire che sono dei ragazzi tutti veramente professionali e che poi lavorare con te ci si diverte, insieme anche alla tua cara mamma. Speriamo che per loro sia così. Sì, perché comunque tu, il nostro Lorenzo ha sempre la battuta pronta. È normale che quando c'è tanta gente bisogna dare anche soddisfazione al cliente, però nello stesso tempo lavorare, bisogna anche lavorare con un certo umore. E sicuramente qua vi posso assicurare che si lavora bene. Le nostre calottine sono quasi pronte, il caciocavalli invece con la nostra Caciocavallo è pancetta. pronto, la calottina ci siamo quasi, 1 minuto, dopodiché impiatteremo il nostro piatto e faremo una prova taglio. La prova taglio, ma nel frattempo, visto che ancora deve uscire qualche minuto la calottina, cosa dobbiamo dire, Lorenzo, Allora, noi? intanto ringraziare tutti i nostri sponsor che ci aiutano in questa trasmissione, che sono Sapori Antichi. Che fanno una grossa produzione di pomodori e conserve, Presila, che fornisce anche a noi la mozzarella per la pizza, questo fantastico caciocavallo, il calabrese affumicato e tanti formaggi da poter utilizzare all'interno degli antipasti. Poi naturalmente c'è Calabria Food Porn, la cantina Spadafora, saluto Ippolito, grande amico. E saluto anche Fabio dell'Olio Fabiano, mio compaesano di Zumbano. Comunque, niente. Poi Bene, tutte c'è la mia aziende pinza. che in seguito andremo a scoprire quale ricetta in questa puntata ci ha deliziato. Quindi tutte aziende con il quale Lorenzo lavora, con il quale cucina, tutti anche aziende quasi locali, ecco, tutte la maggior parte della nostra Sì, terra. quello che noi lavoriamo all'interno del ristorante per il 90% sono per lo più aziende calabresi Bene, del nostro territorio. siamo Allora, quasi dovremmo pronti. esserci, speriamo bene. Eh sì, vediamo cosa succede. Ecco, adesso è la sorpresa. Che bello! Hai visto che il tuo assistente non si è bruciato niente? Eh no, ma la parte dura è questa. La fai tu la parte dura allora. Beh, queste calottine già a vederli, dai. I nostri telespettatori già stanno godendo della vista. Quindi ora noi li dovremmo staccare, No, no, Lorenzo. si stacca, l'importante è farlo. Ecco Ok. qua. E naturalmente finiamo. Con il nostro tartufo. Ok.
Ma che bel piatto! Questo, diciamo, è il nostro antipasto. Che si presta benissimo anche come secondo, perché abbiamo proteine, abbiamo i formaggi, abbiamo i salumi, abbiamo anche il contorno con queste, con la nostra cipolla caramellata. E adesso sei pronta? Dai. Facciamo una prova taglio. Facciamo la prova taglio. Ecco qua l'uovo che... I nostri operatori stanno riprendendo, ma devo dire che veramente è una goduria sia per la vista che per il palato, perché ti viene voglia subito di assaggiare. Ecco qua la parte dell'uovo che rimane liquida. Quindi coprendo la calottina completamente con l'albume abbiamo fatto sì che l'uovo non si facesse sodo, ecco, così esatto. Non avremmo avuto questa... Circa 5 minuti, i tempi che abbiamo visto, forno a 180, questo è il risultato. E questo è il risultato, e come avete visto amici telespettatori, con poco tempo, perché giusto 7 minuti di forno, a quanto abbiamo detto? 180 gradi. Ma ora prendete carta e penna che andiamo subito a riepilogare la nostra ricetta. Ok, allora abbiamo usato del caciocavallo silano che abbiamo avvolto in pancetta di suino nero, portato sulla padella, naturalmente fatto caramellare la pancetta e sciogliere il caciocavallo. Abbiamo usato della cipolla caramellata di Tropea, un po' di basilico, il tartufo, e per l'uovo abbiamo montato i bianchi a neve con un pizzico di sale, dopodiché abbiamo imburrato le calottine, aggiustato il bianco d'uovo, messo il rosso coperto con tartufo e grana padano, un pizzico di sale, infornato a 180 gradi per 5-6 minuti. Questo è il risultato. E buon appetito! Buon appetito a voi! E ora? Naturalmente non diamo una ricetta oggi, ma... con questo piatto qui, per esempio, una nostra base curcume zenzero messa in forno con un po' di olio, origano o spezie naturali, si fa cuocere per 4 minuti nel forno a 250 gradi e la si serve come pane caldo insieme a questo nostro piatto. E quindi proprio adesso abbiamo terminato, quindi possiamo dire buon appetito. Buon appetito e alla prossima puntata. E infatti noi ringraziamo i nostri telespettatori che ci hanno seguito e diamo appuntamento alla prossima e vedremo cosa il nostro cuoco Lorenzo ci andrà a far vedere, perché ci farà sempre scoprire delle ricette nuove. Alla prossima. Ciao, alla prossima ricetta. Questo programma è stato offerto da Sapori Antichi, Calabria Food Porn, Olio Fabiano, Liquorificio Qualitali, Azienda Vinicola Spadafora, La Pinsa di Lorenzo, Picche, Piccante Calabrese, Caffè Aiello, Caseificio Presila.